terreno collegato e altrettanto fondamentale, che è quello del futuro dell'industria, del manifatturiero, del digitale e in fondo della competitività dell'Europa e dell'Italia in particolare. Quindi volevo invitare i tre panelist che sono già con noi, il dottor Daniele Vacchi del gruppo IMA Group, che già Vacchi del gruppo IMA Group, che è già con noi, il professor Franco Bassanini, che tutti conoscete, il dottor Viola della Commissione Europea e il dottor Piva, CEO di Teleperformance, a salire sulla pedana, aspettando poi l'arrivo in corso di esecuzione del panel del direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico, il dottor Firpo. Ma abbiamo che ha un piccolo contrattempo, quindi ci raggiungerà fra qualche minuto. Possiamo iniziare questo panel, un panel come vedete estremamente politically correct, perché siamo tutti maschi, in modo tale da non lasciare dubbi, e magari mi metto... Continuiamo, lasciamo lì la... Il tema è estremamente vasto, è il ruolo che abbiamo adottato. Come sapete, il problema della convergenza in Europa è fondamentale, ce n'è non troppa, in compenso c'è una netta convergenza dal punto di vista delle pratiche vestimentarie, grazie al ministro Varoufakis, il ministro Padoan si è tolto la cravatta, abbiamo deciso di seguire quel modello. E per evocare il problema fondamentale o la questione fondamentale del futuro dell'industria in Europa, industria, concentrandoci soprattutto sul settore cosiddetto dell'industria in senso stretto, cioè il manifatturiero, ma evocando ovviamente anche le questioni delle infrastrutture e dell'energia, sia come parte del settore industriale europeo che come fonte di un input fondamentale per la competitività dell'Europa. NOMISMA, come sapete, ha una tradizione nell'analisi delle dinamiche industriali e da cui è possibile identificare una serie di punti fondamentali. Il primo è che l'industria rimane in Europa, ma anche altrove, anzi ancora di più probabilmente nella maggior parte dei paesi emergenti del G20, una parte fondamentale dell'economia. Lo è soprattutto, come sapete, in Cina, dove l'industria rappresenta, se non erro, il 47% del PIL come valore aggiunto, lo è in altre parti dell'Asia e anche in Europa, anche se ci sono grosse divergenze tra i paesi membri in termini di partecipazione dell'industria alla creazione del valore, quindi del PIL, rimane un settore fondamentale. L'Europa si è specializzata soprattutto sul, e l'Italia ancora di più, si è specializzata sul cosiddetto medium tech e ha fatto questo sulla base delle proprie competenze, ma anche sulla base della centralità che il sistema industriale europeo gioca nelle catene globali di valore. Di nuovo, il caso italiano è particolarmente importante, sappiamo che in moltissime produzioni che fanno la ricchezza, per esempio, della Germania, pensiamo alle autovetture, c'è un contenuto molto importante di componenti, parti e componenti di livello tecnologico relativamente elevato che arrivano dall'Italia. Quindi l'industria va esaminata all'interno di dinamiche molto più vaste della globalizzazione. E questo vuol dire anche che il contenuto, ovviamente, di servizi nell'industria europea, nell'industria in generale, è molto forte. E per questo l'importanza dell'agenda digitale, per questa l'importanza dei temi della numerizzazione dell'economia, per questo l'importanza ovviamente anche delle infrastrutture che evocheremo. L'Italia e l'Europa più in generale, come già è stato evocato, soffrono di un problema di competitività che in parte è legato alla dimensione di impresa. Questo è vero più per l'Italia che per altri paesi, ma in generale le imprese europee sono più piccole. Questo crea una serie di problemi. E rende più difficile soprattutto l'accesso ai mercati internazionali, che sono sempre più complessi e che sono sempre più distanti, e questo è legato in parte alla mancata realizzazione ancora di un sistema finanziario, non solo ovviamente bancario, ma finanziario in senso più lato a livello europeo. Più in generale l'industria europea soffre della mancata realizzazione del mercato unico. Sono passati ormai, se non erro, quasi 30 anni dalla pubblicazione del famoso, almeno per quelli che sono sufficientemente avanti con l'età come il sottoscritto, il famoso rapporto Cecchini, che evocava i costi della non Europa e quindi in maniera indiretta i vantaggi di costituire un'Europa industriale ed economica. Ora,
tutti questi costi rimangono e quindi la perdita di competitività dell'Europa di fronte a, rispetto agli Stati Uniti o rispetto alla Cina e agli altri mercati emergenti si spiega in parte con questo. Da lì la necessità di ripensare al ruolo delle politiche economiche in generale, delle politiche industriali in particolare a livello europeo. Sappiamo che per motivi vari, alcuni giustificati, altri forse dettati più da considerazioni di tipo ideologico, la parola politica industriale è stata bandita dal vocabolario dei policy makers per 20 anni, in Europa sicuramente più che altrove. Gli altri hanno continuato a fare politica industriale, di nuovo la Cina ovviamente, l'India, il Brasile, ma anche gli Stati Uniti, lo hanno fatto in parte alcuni paesi europei, anche se se ne parlavano poco, e da qui la questione ovviamente di qual è il ruolo che può giocare la politica industriale in Europa, qual è il ruolo che può giocare l'Europa e la Commissione all'interno di questa articolazione e implementazione di politiche, ma anche qual è il ruolo che poi i paesi membri, i paesi a livello individuale possono fare. Infine il punto del rapporto con le economie emergenti, che evocheremo poi alla fine, forse per vedere sia il grado di concorrenza che queste esercitano, le possibili implicazioni sul modello di sviluppo economico e industriale dell'Europa, ma anche i benefici potenziali che potrebbero derivare dall'Italia e dall'Europa di nuovo più in generale, dalla maggiore capacità di attrazione di investimenti, sia in generale internazionali, sia in particolare dei paesi emergenti. Evocheremo questi temi appunto con questo panel che riunisce persone tutte di grande prestigio e esperienza con competenze diverse. Vorrei iniziare dal professor Bassanini con una domanda abbastanza generale, cioè la questione della produttività, di ciò che bisognerebbe fare per aumentare la produttività in generale dell'economia italiana, ma in particolare appunto il ruolo che l'industria e il manifatturiero possono giocare nel migliorare la produttività del sistema nazionale in Io penso che l'intervento del ministro Padoan è stato molto importante anche perché ci ha dato alcuni elementi di contesto e se devo dire questo tema della produttività è rimasto il più critico. Cioè, al recente forum di Cernobbio si è registrato, come dire, un generale che è un forum prevalentemente di esperti e di attori internazionali, un generale apprezzamento per i progressi del nostro Paese sul terreno delle riforme strutturali e per la prima volta anche con un qualche recupero nella execution, non solo nella approvazione legislativa di riforme strutturali, dei segnali positivi di uscita dalla recessione e di consolidamento della ripresa che i giorni successivi hanno in qualche modo confermato. Il dato che resta in Italia, che ci vede ancora sostanzialmente agli ultimi posti, è la produttività, la cosiddetta produttività totale dei fattori. Qui naturalmente giocano molte cose e se posso fare un rapidissimo commento, il tema delle politiche industriali è stato finalmente sdoganato anche perché si è capito che politiche industriali non significano necessariamente un massiccio intervento dello Stato come gestore delle attività economiche, ma significano molte cose di contesto, le infrastrutture, la logistica, la qualità della regolazione e quindi la riduzione dei carichi regolatori e burocratici che appesantiscono i costi delle imprese e riducono quindi la produttività, il funzionamento della giustizia civile e non dimentichiamoci però che c'è anche la giustizia penale, perché basta percorrere casi come Ilva, Vado Ligure o Terre Rocce da Scavo di Firenze per capire che la giustizia penale può avere un ruolo altrettanto incisivo sulle attività economiche della giustizia civile. Ma anche altri fattori. Mi veniva in mente, mentre parlava Piercarlo Padoan, del fattore demografico. Oggi forse in Europa cominciamo a capire, Angela Merkel ha avuto un ruolo importante a questo riguardo, che il tema dell'immigrazione va affrontato
in altro modo, e le vicende, le terribili vicende di queste ultime settimane, da un lato hanno riaperto la riflessione sui valori identitari dell'Europa. Il riconoscimento del diritto d'asilo è uno di questi. Dall'altro però hanno aperto una riflessione su come le migrazioni siano rilevanti ai fini di poter assicurare, di fronte all'invecchiamento della popolazione, al calo demografico, la competitività futura dell'Europa e la sostenibilità di un modello di welfare che certamente ha bisogno di essere ammodernato, cioè, ma che alla fine non potrà essere stravolto senza far venir meno anche qui dei valori identitari dell'Europa. Recentemente Hervé Lebrun ha pubblicato una ricerca in cui si dimostra che di qui al 2050, per mantenere l'attuale popolazione dell'Europa, occorrono per 34 anni 1,2 milioni di immigrati integrati in Europa all'anno, e per mantenere l'attuale livello di popolazione attiva ne occorrono 2,2 milioni all'anno. Quindi stiamo parlando di queste cifre, ma non di fronte a un fenomeno congiunturale di crisi come quello attuale, ma addirittura in una prospettiva di 35 anni. Quindi anche questi sono problemi che incidono sul nostro sistema produttivo. Per quanto riguarda la produttività, una cosa l'hai detta tu poco fa, uno dei fattori, noi abbiamo svolto qualche paio di anni fa una ricerca d'Astrid coordinata da Messori, la dimensione delle imprese è sicuramente decisiva. Qui però io vorrei dire una cosa che forse è banale per molti dei presenti, ma non va dimenticata, non è la dimensione di partenza delle imprese. Il 60% delle imprese americane che sono come dimensione, come fatturato tra le prime 30, non esisteva 50 anni fa ed è partita magari da un garage, ma sicuramente come una piccola impresa. Il problema del nostro paese è che una serie di regole, oltre che di comportamenti culturali, penso alle imprese familiari che hanno difficoltà culturali a quotarsi quando cominciano a crescere, compreso bellissime imprese, penso a Ferrero per esempio, no? Ma oltre ai problemi culturali, ci sono una serie di regole, di vincoli che rendono difficile la crescita dimensionale delle imprese. Spesso si incontrano medi imprenditori che, come dire, dicono: ma che dobbiamo fare per avere l'insieme di regole e di incentivi che valgono per le PMI? Dobbiamo spezzettare artificialmente la nostra impresa per 10 in modo da rientrarci. Allora, questo è un elemento di riflessione. Potrei dire che questo è uno dei punti su cui la sostanziale abolizione dell'articolo 18 può avere un ruolo positivo, anche se in questo sono smentito da analisi che dicevano che poi non era quello il problema. Però comunque abbiamo una serie di regole. Interpretiamo tra l'altro il perimetro delle PMI in termini più ristretti di quello che fanno per esempio i tedeschi, e questo è un altro punto estremamente importante e significativo. Quindi dovremmo aiutare le imprese a crescere. Stesso discorso vale per il venture capital. Mi spiace che non ci sia più qui Dario Scannapieco, ma l'idea che il venture capital possa essere finanziato dai fondi pensioni mi sembra discutibile. Nel venture capital c'è un livello di rischio significativo che normalmente non è quello che nel mondo sia sostenuto o sostenibile da parte dei fondi pensione. Se però andiamo a vedere le migliori esperienze in termini di venture capital nel mondo, Israele, Stati Uniti e in Europa, tra i grandi paesi anche la Germania, il venture capital è innanzitutto finanziato dal pubblico. C'è una quota di finanziamento pubblico rilevante. In Israele e negli Stati Uniti è più del 50%. Che fa da attrattore anche per capitali privati,
e che naturalmente, come dire, gioca sul fatto che qui c'è un livello di rischio molto elevato, che se però viene, come dire, ripartito su un'area molto vasta, sostanzialmente diventa sostenibile e consente di non perderci, per così dire, in molti casi anche di guadagnarci. Anche questo è una riflessione, perché nell'ambito delle politiche industriali una politica di sostegno del venture capital, degli start-up, del seed capital, che si può fare o direttamente come avviene in Israele o con strumenti di agevolazione fiscale come avviene per lo più negli Stati Uniti, o attraverso l'uso di una delle National Promotional Banks come avviene in Germania con KfW, diventa un altro punto importante. Il problema è, no, far crescere le imprese fino ad avere quella dimensione in cui possono più facilmente finanziare ricerca e sviluppo, possono affacciarsi sui mercati internazionali che ormai sono sempre più globali e che sono difficili da reggere per piccole imprese. La capacità imprenditoriale in Italia non manca ed è dimostrata da quelle note analisi che, ripartendo per segmenti di mercato, dicono che le imprese italiane sono nei primi posti al mondo, nel primo, nel secondo, nel terzo posto al mondo, per diverse centinaia di settori di settori produttivi. Quindi vuol dire che capacità imprenditoriale in Italia c'è. Un altro dato che a me ha colpito moltissimo è che nella invenzione di nuovi software l'Italia è ai primi posti, solo che poi non vengono sviluppati in Italia, vengono venduti prevalentemente negli Stati Uniti o vengono gestiti dalle stesse persone che però emigrano negli Stati Uniti per avere il contesto più favorevole alla poi, come dire, valorizzazione e allo sfruttamento di queste invenzioni. Allora, qui c'è da lavorare partendo dall'idea che alcune capacità di base ci sono e bisogna creare il contesto favorevole. In questo contesto favorevole c'è naturalmente anche il tema dell'economia digitale, che è noto essere un grande fattore di sostegno all'innovazione. L'Italia ha su questo dei punti deboli sia dal punto di vista dell'infrastruttura, sia dal punto di vista della cultura. Per dare due esempi rapidissimi, sono: uno, ha difficoltà ad affacciarsi ancora e a tradursi in pratica, a parte i proclami. L'e-education in Italia, a parole abbiamo avuto addirittura un ministro che veniva da una grande società mondiale come IBM, che era il ministro delle 3I e doveva occuparsi, tra l'altro, di diffondere l'inglese, l'e-government e non mi ricordo più qual era l'ultimo. Dopodiché la rivoluzione della nostra didattica nel sistema dell'istruzione, in modo da creare la scuola e l'istruzione dell'era digitale, non può avere niente in comune con quella delle ere precedenti. Noi cominciamo ad assistere a un crescente abbandono scolastico, ma crescente vuol dire ritmi geometrici, perché è ovvio che ragazzi intelligenti che arrivano a 14 o 15 anni e se sono in una scuola nella quale, per dirlo brutalmente, il professore gli chiede quando è nato e quando è morto Napoleone, la risposta normale di un ragazzo di oggi è tirar fuori lo smartphone e dire: aspetti un attimo che tra 10 secondi glielo dico, no? Se la replica è no, queste cose le devi sapere a memoria, no? Perché non si è capito
da parte della, una parte della classe docente o non ha gli strumenti per poterlo fare, che il problema vero della scuola è insegnare l'uso critico degli straordinari strumenti di accesso alle conoscenze e al sapere che la rete consente. E l'uso critico è estremamente importante, perché altrimenti si può essere, come dire, travolti da questa straordinaria ma indifferenziata disponibilità di strumenti di accesso alle conoscenze. L'uso critico è fondamentale, avere una scuola e dei docenti in grado di farlo è fondamentale, altrimenti i ragazzi più intelligenti che cosa fanno? Quando cominciano a capire che le 5 ore quotidiane di scuola sono la parte meno stimolante, più noiosa e in qualche modo dal loro punto di vista più inutile della loro giornata, gli viene la voglia di lasciare la scuola. Quindi questo, l'altra cosa è la questione delle infrastrutture di rete. Nel mobile, grazie anche alla concorrenza tra gli operatori, noi siamo, vero Roberto qui è il maestro, noi siamo competitivi. Nell'infrastruttura fissa, forse anche per il fatto che la struttura del mercato vede un incumbent in posizione sostanzialmente monopolista, almeno per l'ultimo, chiamiamolo l'ultimo quarto di miglia, cioè il tratto tra gli armadi e le case, noi siamo al penultimo posto in Europa. Nella connessione ad internet delle scuole, nella velocità di connessione delle scuole, siamo addirittura all'ultimo posto in Europa, che naturalmente rappresenta un altro dei fattori che rendono difficile l'alfabetizzazione digitale nelle scuole e soprattutto la radicale rivoluzione della didattica scolastica. Quindi questo è un altro dei fattori. Le infrastrutture di nuova generazione, in particolare la fibra ottica, consentono il passaggio all'economia del cloud molto più efficacemente. Si può utilizzare anche il mobile, soprattutto 4G e in prospettiva il 5G, ma la stabilità delle connessioni, la sicurezza delle connessioni è molto più garantita dalla rete in fibra ottica. E soprattutto si va verso un periodo in cui sarà sempre più evidente la sinergia, come dire, la integrazione tra rete fissa e rete mobile. Noi abbiamo in più un altro problema rispetto ad altri paesi, e per una sciagurata scelta legislativa dovuta al periodo della grande consociazione, noi non abbiamo le reti di televisione via cavo. Perché, come qualcuno ricorderà, io ero tra i 19 deputati che votò contro questa sciagurata legge, ma erano 500 e tanti quelli che votarono a favore. Si decise in Italia che le reti cavo potevano trasportare un solo canale televisivo. E naturalmente nessuno ovviamente investì nelle reti cavo. Era l'effetto di una scelta consociativa tra i sostenitori della RAI, PC e sinistra DC, e quelli di Fininvest, cioè destra DC e PSI. Fatto sta che noi ci troviamo senza reti cavo. E ci troviamo invece una parte delle frequenze, importante delle frequenze, occupate dai broadcaster televisivi, cosiddetto di digitale terrestre. Di queste frequenze avremo bisogno per le telecomunicazioni mobili. E quindi anche qui si prospetta un problema. Gli altri paesi hanno già trasferito alcune fasce di frequenze alle televisioni mobili e noi dovremo liberarle, alle telecomunicazioni mobili, che stanno scoppiando come aumento impressionante della quantità dei dati che passano attraverso le reti mobili. Noi abbiamo bisogno di farlo. Di qui la ragione, ma di questo casomai parlerò più avanti, la ragione che ha spinto il governo a immaginare per la banda ultralarga un piano molto ambizioso. Qualcuno ha detto troppo ambizioso.
perché pensando che l'85% del territorio, della popolazione debba essere coperto ad almeno 100 megabit al secondo, si è detto si va oltre l'agenda digitale europea. In realtà l'agenda digitale europea, come Viola ci insegnerà, parla non di copertura, ma di popolazione effettivamente connessa e quindi abbonata a servizi ad almeno 100 megabit al secondo, il che implica una copertura maggiore, visto che poi c'è la libertà di scelta se abbonarsi o no. Quindi il piano del governo probabilmente non è così tanto ambizioso quanto è stato accusato. Ma soprattutto il piano del governo prende atto che in altri paesi si comincia a parlare di giga e non più di centinaia di megabit. Recentemente le televisioni cavo americane hanno annunciato il passaggio, le reti cavo americane, il passaggio al cosiddetto DOCSIS 3.1, che promette di portare nelle case, negli uffici, 10 gigabit in download e 1 giga in upload. La risposta delle telco, Verizon, AT&T, è stata: andiamo alla fibra to the home dappertutto. L'amministratore delegato di Verizon ha rilasciato un'intervista al New York Times significativa, perché ha detto: abbiamo verificato con fibra to the home a New York, abbiamo risparmiato il 60% dell'energia, abbiamo risparmiato l'80% dei costi di manutenzione e abbiamo il 90% di interruzioni in meno. Quindi ci sono anche una serie di convenienze a fare l'investimento sulla fibra fino alle case come infrastruttura future proof. Esattamente quello che ha ispirato ed è scritto chiaramente nella prima pagina il piano del governo. Il piano del governo deve essere però realizzato. In Italia i problemi sono sempre quelli, non sono tanto delle idee quanto della loro execution, e qui si apre una partita che è ancora da definire, perché gli attori di questo piano sono ancora non del tutto chiaramente identificati, anche se una cosa interessante è che sta entrando in campo un attore nuovo ed è Enel, che ha concepito l'idea che i gestori di reti di distribuzione elettrica possono entrare in campo anche per la realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione con una consistente riduzione dei costi. Questo in una parte importante del paese è vero, soprattutto in quella parte nel quale la distribuzione elettrica è fino agli utenti finali è effettuato per via aerea, e questo abbatte moltissimo i costi anche dell'infrastrutturazione di telecomunicazione. Grazie mille. Professore, hai evocato tutta una serie di temi che sono fondamentali ovviamente, e quella dell'esecuzione è direi forse ancora più centrale. Ora è centrale in Italia, è centrale in Europa, perché comunque non è che, se guardiamo gli indici che la Commissione ha creato, che guardano alla connettività, alla disponibilità di capitale umano, all'uso di internet, all'integrazione della tecnologia digitale e alla disponibilità di servizi pubblici sul digitale, da cui poi si costruisce un indice europeo, vediamo che è vero che l'Italia non è sicuramente un paese all'avanguardia, anzi è uno, come spesso ahimè, degli ultimi, ma sono vari i paesi che sono in ritardo rispetto alla frontiera. Ora, qual è il ruolo della Commissione, al di là di agire attraverso delle comunicazioni? Qual è il grado di implementazione, di esecuzione delle raccomandazioni? E cosa si può fare per costruire un'Europa dei servizi e del numerico che sia pienamente integrato e che costituisca un ecosistema comparabile a quello che evocava il professore, come Israele o come la California o come gli Stati Uniti più in generale, che sono fatti, come dicevamo prima, di tante Silicon Valley, o come la Corea del Sud, che è un altro esempio estremamente interessante di ecosistema. Ognuno di questi paesi ha scelto una strada diversa. In che maniera l'Europa si sta muovendo? Grazie. Franco ha già detto molto su quello che si può e si deve fare. La prima cosa è che il Presidente Juncker, da quando si è insediato, ha detto chiaramente: io voglio poche priorità, ne voglio 10, e voglio che tutta la Commissione sia concentrata su queste priorità. E ha anche costruito una Commissione europea col ruolo dei vicepresidenti intorno a queste priorità.
E da quando ha operato, dal primo giorno, la Commissione ha operato in questo senso qua. Ovviamente c'è stata la crisi greca, c'è adesso la crisi dei migranti, quindi la Commissione è di fronte anche a delle sfide fondamentali per quanto riguarda, come dicevano Franco, i valori fondanti dell'Unione. E quindi questo chiaramente assorbe tante delle nostre energie. Ma al tempo stesso abbiamo ben presente che il tema della crescita, il tema della trasformazione del sistema industriale in Europa, del sistema dell'offerta e della domanda, è un tema centrale, perché poi riguarda anche la tenuta della visione europea. Perché, come ha detto Franco, l'Europa, e questo l'ha detto il Presidente Juncker nel discorso sullo Stato dell'Unione, è la culla della democrazia. È sicuramente la regione al mondo che ha gli standard sociali più elevati del mondo, ma questo ha un costo. E quindi l'Europa è condannata a generare valore. L'Europa deve generare valore, e il valore che genera sostiene un modello democratico e sociale all'avanguardia. Questo è il problema che abbiamo. Quindi è un problema, diciamo, che riguarda noi, ma riguarda anche le generazioni future. E quello che sta avvenendo sul piano industriale è che siamo di fronte a una rivoluzione industriale. Ormai è accettato negli Stati Uniti, in Europa, in Cina, che il digitale e le tecnologie digitali hanno trasformato profondamente il sistema produttivo e il sistema dei servizi. E non è a caso che la cancelliera Merkel, ogni volta che parla di industria, parla di digitale, parla del concetto che ha lanciato la Germania, Industria 4.0. L'Inghilterra ha un altro concetto, ma insomma la sostanza è come il sistema produttivo tradizionale reagisce al cambio che c'è, che è profondo e che cambia tutto. Ora, come tutte le rivoluzioni industriali, ci sono cambiamenti profondi, per esempio una forza lavoro. Ci sono effetti importanti per quanto riguarda il benessere della classe media. Quindi tutti quegli effetti che vediamo, per esempio negli Stati Uniti, dove la forbice fra chi ha e chi non ha si allarga, dove c'è evidentemente un problema di competenze digitali, come c'è in Europa, è legato a questa trasformazione profonda. Quindi per la Commissione europea questo è un tema assolutamente prioritario, quindi ed è integrato col tema del mercato interno, col tema della strategia industriale. Non sono temi diversi, sono risvolti dello stesso tema. Per cui su questo noi ci stiamo impegnando in maniera profonda e in maniera integrata. Quindi quelli che sono poi i passi fondamentali sono una strategia per quanto riguarda il mercato unico digitale e una strategia per quanto riguarda il mercato interno. E non è un caso che queste due strategie vanno avanti insieme. Una delle prime cose che ha fatto il Presidente Juncker e la Commissione è il piano di investimenti, il cosiddetto piano Juncker, che devo dire con la collaborazione degli Stati membri è stato messo su in 6 mesi e adesso, diciamo, sta entrando nella sua fase operativa. Dopodiché abbiamo lanciato la strategia per il mercato unico digitale, che sostanzialmente è una riflessione e una serie di azioni a 360 gradi che riguardano sia il piano normativo, sia il piano delle infrastrutture, sia il piano della trasformazione industriale. Quindi su questo noi intendiamo impegnarci perché l'Europa comprenda che questo tema ha due dimensioni. Ha una dimensione sicuramente geografica, di mercato interno. Non si può pensare a un'economia moderna senza pensare che questo significa avere un mercato unico interno. E quindi un mercato come quello dell'Europa, 500 milioni potenzialmente di cittadini che usufruiscono servizi digitali, considerando anche la ricchezza media di questi cittadini, sarebbe il mercato più importante del mondo. Quindi quello che gli americani hanno avuto, che è, diciamo, un mercato interno che funziona, e quindi il mercato che poi ha lanciato queste imprese, microimprese, che sono diventati i giganti dell'economia di oggi, ecco, questo qui in Europa è mancato, ed è mancato anche perché non c'è ancora un mercato unico digitale. Come uno dice, ma il digitale è senza confini, per definizione. Io credo che l'unica maniera con cui ci accorgiamo che passiamo le frontiere, per fortuna, è
tramite il nostro telefonino, perché in Europa ci sono ancora i costi di roaming, o tramite la navigazione in internet, perché tante volte c'è il cosiddetto geoblocking, non possiamo acquistare beni o servizi in un altro Stato membro europeo. Beh, queste sono assurdità antistoriche e su questo ci siamo concentrati, per cui è di qualche settimana fa l'accordo fra Consiglio e Parlamento per l'abolizione del roaming dal 2017 e per le regole comuni sulla neutralità della rete. Ci stiamo impegnando perché ci sia una legislazione presentata fra qualche mese sull'abolizione del geoblocking, cioè della possibilità dei cittadini europei di acquistare beni e servizi tramite internet da imprese europee. E il terzo tema riguarda il tema del diritto dei contratti. Se questi beni sono acquistati in Europa senza confini, ovviamente le regole fondamentali di protezione dei consumatori, le regole fondamentali di ingaggio fra le parti devono essere sostanzialmente le stesse. Io credo che su questo gli Stati membri devono fare una riflessione profonda: quale Europa vogliono? L'Europa delle divisioni o l'Europa dei successi? E credo anche che sia abbastanza evidente a tutti che gli Stati Uniti non hanno 28 Silicon Valley. Cioè quelle che sono le eccellenze di un paese vanno valorizzate e il modello specifico, il modello di specializzazione delle aree va mantenuto. Per questo, per esempio, quando si parla di fondi europei, di fondi strutturali, noi insistiamo molto sulle cosiddette condizionalità ex ante, che vuol dire che il governo centrale, prima di devolvere alle regioni il compito di organizzare la spesa dei fondi europei, deve avere un piano, deve avere un'idea di quella che è l'ecosistema che vuole creare. Ora, se si guarda al manifatturiero, il dato che emerge, che è il dato che deve essere d'orgoglio per l'Italia, è che l'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa. Questo alle volte viene dimenticato, ma è un dato fondamentale. E quindi la domanda che sorge spontanea è: com'è possibile che il secondo paese manifatturiero d'Europa sia, nell'indice composito che abbiamo creato sull'economia digitale, il 25esimo paese d'Europa? Quindi siamo sostanzialmente, se per fare un paragone calcistico, in Serie B. Questo è un dato stridente. Allora, Franco ricordava la catastrofe, perché veramente è stata la catastrofe storica della legge 103 del 75, quindi parliamo di cose avvenute un po' di tempo fa, ma poi ripetuta sul piano Socrate, e sostanzialmente quindi la catastrofe creata da quella che può essere chiamata, diciamo, la dinamica che ha incrociato i temi televisivi con i temi della politica. E ecco, questo ha portato, diciamo, all'assenza del reti cavo in Italia, e questo ovviamente sul piano infrastrutturale è una pena in questo momento, perché tutto pesa sulla rete dell'ex monopolista e ovviamente, voglio dire, si tratta comunque di una rete in rame che deve essere trasformata, eccetera. Quindi c'è un ritardo infrastrutturale grande, c'è un problema che ricordava per quanto anche riguarda il futuro delle reti radio, che si incrocia col futuro della televisione. Quindi i temi e le sfide che ha l'Italia sono molto più acute rispetto ai temi e le sfide che magari hanno quei paesi che hanno il cavo, la fortuna di avere il cavo. Lei pensi solamente e pensate che per trasformare un utente che è connesso alla televisione via cavo con la tecnologia che ricordava Franco e quindi ricevere un gigabit al secondo costa circa 300 euro, anche qualcosa di meno. Per portare la fibra a casa di un utente ci vogliono 1000 euro, e forse adesso qualcosa di meno, ma più o meno questo. Quindi ecco, questo dà un po' la dimensione del problema che purtroppo è acuto, ma non è solo quello. C'è anche un problema culturale. Io la chiamo la sindrome dei dispositivi wireless devono essere disattivati. Che cos'è questo? È quello che sentiamo sempre quando prendiamo la nostra compagnia nazionale. Ma forse qualcuno gli dovrebbe dire alla nostra compagnia nazionale che l'Agenzia della Sicurezza del Volo Europeo ha detto che si possono utilizzare. Forse qualcuno dovrebbe ricordare che la Lufthansa permette di usare Wi-Fi in tutte le fasi del volo. Perché faccio questo esempio? Perché la cultura del controllo, lo diceva prima Franco, deve essere una cultura di controllo efficace che va ai passi
con la tecnologia. Non deve essere una cultura del controllo punitiva comunque delle imprese e degli utenti. Allora, quello che secondo me è importante, in questo saluto il ruolo che Franco avrà in seno al governo, è capire dove siamo, ecco, dove l'Italia è quando si tratta di implementare nuove tecnologie, le nuove sfide. Perché troppo controllo non significa un miglior controllo. Pochi controlli fatti bene invece portano risultati più importanti. E quindi, adesso facevo un esempio così da conversazione sulle tablet, ma posso raccontare la storia dei droni. Quindi l'ENAC adesso passa una normativa che blocca tante imprese che fanno dei droni, la digitalizzazione del patrimonio culturale e artistico, i modelli 3D degli edifici, e per noi, come italiani, e anche visto da Europa, l'Italia è un grande paese per quanto riguarda la robotica, l'automazione, per quanto riguarda l'industria edile, le grandi infrastrutture, e in questo i droni, come le stampanti 3D, come le nuove tecnologie, sono le sfide del futuro. Quindi quando si fa una regola, quando si progetta il sistema delle regole, deve esserci qualcuno che dice: ma attenzione, queste regole sono adatte al futuro in cui vogliamo vivere, e c'è un'analisi di costi e benefici. Come voi sapete, la Commissione europea il tema di fare bene le regole l'ha lanciato tanti anni fa, e adesso è uno dei pilastri della Commissione Juncker. C'è un vicepresidente, Timmermans, che ci ricorda tutti i giorni: dovete valutare l'impatto delle regole. Prima di presentare una proposta legislativa in Europa, bisogna fare un esame di impatto di quello che significa, costi e benefici. Ecco, questo deve essere una cultura molto più presente in Italia. E quindi su questo so benissimo la sensibilità di Franco a riguardo, e quindi su questo io mi auguro che il suo ingresso, diciamo, a Palazzo Chigi aiuti senz'altro per i temi strategici. Il governo sta facendo bene, indubbiamente lo ha detto il commissario Moscovici, lo ripeto io per quanto riguarda il digitale. Il piano del governo è un piano serio, è un piano innovativo, è un piano pieno di idee interessanti. Ci sono una serie di problemi tecnici, ma questi problemi tecnici possono senz'altro essere risolti col dialogo con Bruxelles. Quindi sotto questo profilo è anche interessante il piano di rinnovamento della pubblica amministrazione presentato dal ministro Madia, anche va nella direzione giusta. Quello che non va nella direzione giusta è la cultura che c'è intorno a tutto questo. In questo l'Italia soffre parecchio rispetto a tanti altri paesi. E dove è ancora più acuta è sul piano della riflessione qual è l'industria del futuro. L'Italia non ha ancora avviato questa riflessione, mentre appunto la Germania ha già una piattaforma che è Industry 4.0, e c'è molto scollamento su questo, e non se lo può permettere essendo appunto, come ho detto, il secondo paese manifatturiero d'Europa. Per concludere, quindi ho già parlato del piano Juncker, ci sono una serie di riforme che stiamo mettendo in piedi che riguardano la riforma del diritto d'autore, la riforma delle regole della telecomunicazione, la riforma delle regole dell'audiovisivo, la riforma sulle regole del commercio elettronico. Quindi diciamo nei prossimi due anni il ciclo di aggiornamento delle regole europee, quello che noi chiamiamo refit, sarà più o meno completato. E poi ci sono i grandi progetti, diciamo, per quanto riguarda l'industria, che riguardano da un lato le cosiddette tecnologie chiave. Quindi noi abbiamo investito 2 miliardi di euro nell'industria della microelettronica, abbiamo un'altra iniziativa per quanto riguarda la robotica, ugualmente importante, stiamo lavorando con l'industria per quanto riguarda il 5G, e per quanto riguarda la piccola e media impresa che appunto deve diventare grande impresa, soprattutto guardando al digitale, ci sono una serie di iniziative che portiamo avanti noi come direzione generale nostra e le altre direzioni generali, che vanno appunto insieme alla Banca Europea degli Investimenti, nella creazione di fondi, start-up e quant'altro. Grazie mille, diamo la benvenuta a Stefano Firpo, direttore generale del Ministero. E,
lei evocava, dottor Viola, la necessità di riflettere su quale industria vogliamo, e questo è uno dei cantieri che NOMISMA, ovviamente al di fuori dell'apparato pubblico governativo, sta mettendo in piedi proprio una riflessione su quello che sarà il futuro. E attraverso un'interazione molto frequente con alcuni dei settori che paradossalmente, rispetto ai dati che conosciamo sul quadro generale, assicurano invece all'Italia una leadership a livello europeo, addirittura mondiale. Uno di questi è il packaging, e più in generale l'esperienza dell'automazione nel settore della meccanica strumentale in Italia e in Emilia-Romagna dimostra che la sfida del numerico, del digitale, è una sfida che può permettere, anzi deve permettere, proprio di salvaguardare quelle caratteristiche identitarie che fanno dell'Europa, come diceva Franco, la zona democratica per eccellenza a livello mondiale. Daniele, puoi spiegarci un po' più dal punto di vista concreto in come si sostanzia questa iniziativa, come gioca il settore privato, il settore industriale più in generale, il suo ruolo a sostegno e in fase di esecuzione di quelli che sono invece gli obiettivi più generali che sono fissati dalla politica e dalla politica europea? Grazie volentieri, intanto grazie per avermi invitato a questo incontro. Dai contenuti veramente molto forti, anche di una chiarezza, per cui vi ringrazio i relatori precedenti per la chiarezza e la capacità di sintesi. Io qui oggi rappresento il distretto dell'automazione industriale dell'Emilia-Romagna. Abbiamo creato un'associazione che raggruppa un po' le imprese più importanti di questo distretto, accreditato a Bruxelles, è un'associazione di diritto belga, e che da 4 anni lavora per mettere a punto anche una proposta rispetto a quella che è la politica industriale e il rilancio dell'industria europea. Abbiamo presentato una proposta alla Regione Emilia-Romagna, alla sede di Bruxelles, in maggio, basata su quel concetto che Franco menzionava all'inizio del suo intervento, che è il problema della competitività. Sul tema della competitività incide a livello industriale fortemente il sistema europeo in termini di vincoli normativi, di prassi e, diciamo più in generale, usando un termine molto sintetico, la sostenibilità del nostro sistema industriale ha un costo, lo rende meno competitivo rispetto alla produzione industriale di paesi dove la sostenibilità non è vincolante. Noi abbiamo presentato quindi in maggio un progetto che cercava di stabilire uno standard minimo di sostenibilità per l'industria europea da realizzare assieme ai sistemi produttivi finali. Il sistema meccanico dell'Emilia-Romagna è un sistema molto ricco. Noi siamo molto fortunati, non abbiamo avuto, rispetto alla crisi degli ultimi 8 anni, non abbiamo avuto un fenomeno recessivo. Abbiamo avuto una battuta d'arresto per circa 18 mesi e poi abbiamo ricominciato a crescere molto velocemente. Quindi stiamo parlando di un sistema a cluster che ha una morfologia molto particolare, perché è basato su reti integrate di subfornitura e che quindi riesce a includere anche la piccola e media impresa con modalità di relazione tutta particolare, con delle modalità di collaborazione interna al cluster che sono in grado di generare facilità di accesso al credito per le imprese piccole, spesso con delle tecniche di piccola partecipazione della parte di imprese più grandi che facilitano la possibilità di accedere per le piccole e medie imprese a mutui per acquisto di macchinari, eccetera, e anche la capacità, sempre all'interno del distretto, di essere più competitivi perché più flessibili rispetto alla concorrenza, che storicamente è la concorrenza tedesca.
Parliamo di un sistema che solo nell'Emilia Romagna genera circa il 75% dell'attivo del saldo della bilancia dei pagamenti, quindi è un saldo di 16 miliardi, 12 provengono dalla meccanica, dal sistema della meccanica avanzata. La nostra associazione comprende un certo numero di imprese per quasi 6 miliardi di fatturato e circa 16 mila dipendenti e ha questa capacità di stare nascosto perché non si presenta in prima persona con dei marchi, è un sistema business to business, quindi crea molto valore nel tempo, ma non è rappresentato, non è noto, non è conosciuto, perché chi fa le macchine automatiche, chi fa le macchine per il packaging o per i processi, normalmente non è noto perché fornisce i sistemi di produzione per l'industria alimentare, per l'industria farmaceutica, per l'industria del tabacco, per l'industria cosmetica, per l'industria del toilet, per tutte le altre industrie che alla fine mettono il loro marchio sui prodotti finali. Perché questa premessa? Perché quello che noi pensavamo che fosse il rapporto tra questo nostro sistema di imprese, che ripeto è estremamente florido, dopo i primi anni di arresto, 2008-2009, abbiamo ricominciato a crescere tra il 5 e il 10% all'anno. L'impresa dalla quale provengo, solo nel 2015, farà una crescita tra acquisizioni e crescita nel perimetro naturale del 28%, quindi stiamo parlando di crescite ragguardevoli. Tutte favorite da questa che noi chiamiamo la nostra arma segreta, che è la struttura cluster, quindi questo fortissimo radicamento nel territorio. È evidente che se noi pensiamo a una quarta rivoluzione industriale, quindi a un concetto base che possa costituire un paradigma valido per distinguerci anche da tutti gli altri territori del mondo dove, come diceva lei poco fa, non esiste un sistema di welfare e non c'è la culla della democrazia, quindi abbiamo dei problemi anche di competitività e di concorrenza. Se vogliamo distinguerci, forse il paradigma Industry 4.0 può essere letto anche in un senso un po' più critico. Non si tratta forse soltanto di spingere sulla digitalizzazione e sulla ottimizzazione dei sistemi produttivi in quanto tali, dei sistemi produttivi in sé, cioè industria per l'industria, ma si tratta di pensare forse, e questo a noi come produttori business to business sta già succedendo, a un sistema economico circolare, cioè stiamo accorgendoci come produttori business to business che non siamo più produttori business to business, cominciamo ad avere una relazione con la società e i cittadini grazie alla digitalizzazione. Questo è un processo che è già iniziato da qualche anno, parliamo di Internet of Things, parliamo di crowdsourcing, parliamo di stampa 3D, parliamo di co-design, parliamo di tutte queste cose che sono già iniziate, sono iniziate lentamente, sono iniziate con dei piccoli fenomeni che sono epifenomeni sui quali però tutto il sistema del mercato sta già muovendosi con grande attenzione all'interno di una cornice di sostenibilità. E quindi quello che noi abbiamo pensato era di uscire con un'iniziativa, la presenteremo il 16 ottobre agli Info Days di Factory of the Future, un'iniziativa che cerchi di inserire all'interno di Industry 4.0 la dinamica etica, cioè una nuova forma di relazione tra l'industria e la società attraverso queste nuove tecnologie. Dove noi che facciamo le tecnologie di produzione abbiamo un ruolo che non credevamo di avere, perché obiettivamente il sistema manifatturiero riesce a essere competitivo se coinvolge fortemente il sistema territoriale nel quale è inserito.
perché altrimenti non si spiegherebbe come mai in Emilia-Romagna il 6% della forza lavoro genera il 75% della ricchezza, se non perché c'è un sistema sociale coeso che si avvale di tutta una serie di interventi che i sistemi manifatturieri operano nel territorio. Naturalmente adesso parliamo di epifenomeni, di piccole realtà territoriali, di iniziative spot, però la tendenza, secondo me, secondo noi di questa associazione che si chiama AMIAT, che sta per Emilia-Romagna, meccanica avanzata, industrie e tecnologie per l'automazione industriale, è già un fenomeno attivo, è già un fenomeno che può rappresentare quello che dovrebbe essere il cuore della quarta rivoluzione industriale, quindi una nuova relazione tra l'industria e il cittadino e la società. Attraverso questi valori condivisi noi riusciamo a capire che la nostra competitività si rafforza e il puro costo del lavoro sui nostri prodotti sta diventando sempre meno rilevante, perché è questa capacità di creare condiviso che ci rende competitivi. Noi riusciamo a garantire, nonostante il calo della cultura interna nei sistemi manifatturieri in tutto il mondo, riusciamo a garantire system integration grazie al fatto che, spacciandoci per meccanici, di fatto riusciamo a fare una multidisciplinarità nei nostri prodotti, sopperendo a problemi di psicologia sociale interna ai sistemi produttivi. Abbiamo anche dei filosofi in qualche caso che intervengono a immaginare come si può produrre nel sistema di fabbrica del futuro. Le cose stanno veramente molto cambiando e questo processo è già iniziato e credo che la dinamica Industry 4.0, con un'aggiunta di questa dinamica etica, di una nuova relazione tra l'industria e il sistema sociale, sia ciò che differenzierà realmente l'Europa, perché se si tratta solo di digitalizzare le fabbriche, lo possono far benissimo sia gli indiani che i cinesi, non abbiamo bisogno di pensare di concorrere solo in quella dinamica. Grazie mille. La fabbrica senza operai è una realtà forse, in compenso ormai le posti dove si aggregano più dipendenti, più persone, più lavoratori sono per esempio i call center. Teleperformance è una delle società, anzi mi dicevi la principale società mondiale, volevo che ci spiegasse un pochettino di più come voi affrontate la sfida del numerico, che è una sfida ovviamente nel processo di produzione di valore da parte di una società come la vostra, ma anche la sfida di trovare delle figure professionali all'altezza dei compiti che stanno ovviamente evolvendo. Si parlava prima, durante la pausa caffè, del big data, come big data stia cambiando radicalmente il vostro business model. Ora, Stefano Scarpetta evocava prima, nel caso italiano, una serie di tre problemi essenzialmente: un'alta disoccupazione, lo sappiamo, un basso tasso di partecipazione al mercato del lavoro, ma anche una forte incidenza di coloro che non sono né occupati né protagonisti di un processo di formazione. L'altra parte di questa equazione che non funziona possono essere i cosiddetti skills mismatch. Voi lo percepite, quindi, quando cercate figure professionali sempre più sofisticate, anche in un settore che è spesso associato a un lavoro poco qualificato come il call center, però appunto devono essere invece figure professionali sempre più qualificate. Le trovate in Italia e in che maniera, se non le trovate, le create, le formate in modo tale da essere competitivi anche in Italia? Sì, grazie. Diciamo che il settore dei call center in Italia in questo momento subisce una forte sovracapacità produttiva rispetto ai volumi che in questo momento devono essere gestiti. Da qui una serie di crisi aziendali in Italia che riducono la produzione, la produttività, la produzione in termini di volumi. Quindi in questo momento c'è una forte necessità di riqualificazione del personale, di intervenire con interventi formativi per riqualificare e adeguare il personale, dotandolo degli skill, delle competenze necessarie a seguire la trasformazione della tecnologia, della produzione, dei processi e dei servizi che dovranno adeguarsi nel rapporto
con il cittadino o con le aziende, quindi le aziende, tanto non si parla più di call center proprio per questo motivo, perché non c'è più solo il telefono, ma c'è una serie di numerosi canali di contatto e di comunicazione con il cliente, quindi si parla di contact center. Siamo passati oltretutto in quest'ultimo periodo dalla multicanalità alla omnicanalità, cioè il contatto con il consumatore non avviene più tramite uno dei tanti canali, ma avviene in questo momento simultaneamente, quindi possiamo essere in relazione con un utente con il canale telefonico, con il co-browsing, attraverso dei dati che provengono, che vengono attivati anche involontariamente magari dal consumatore, no? Attraverso un device che indossa, può essere uno smartphone che ne rileva la posizione, può essere l'attività che lui ha svolto di navigazione sul web con un cookie associato al suo profilo, può essere un altro device wearable come un orologio che rileva anche magari battito cardiaco, temperature, quindi c'è tutta una serie di sensori e di informazioni che vengono a questo punto messe a disposizione della rete o della marca con cui sono in relazione. Da qui la grande disponibilità di dati, quindi i big data, algoritmi poi che possono elaborare avere una sintesi di questa grande mole di informazioni per, anche per predire dei comportamenti. Quindi in funzione di questi dati della customer base siamo in grado magari di prevedere, clusterizzare i clienti e sapere che c'è una propensione a un reclamo, c'è una propensione al churn o c'è una propensione all'acquisto, e quindi da lì il contact center può attivarsi con delle azioni che vanno a guidare l'utente verso l'azione desiderata dal brand o da chi gestisce comunque il cittadino, il consumatore. Quindi ci possono essere appunto delle iniziative che vanno a prevenire il churn, l'abbandono del cliente, oppure che vanno a fare una proposizione di vendita solo a coloro che hanno, sulla base dei risultati degli analytics applicati ai big data, effettivamente un desiderio, una propensione all'acquisto. Questo vuol dire fare efficienza, vuol dire avere un tasso di conversione dell'attività di vendita molto più alto, quindi diminuire il costo unitario, come veniva citato prima nel caso ad esempio della Germania, cioè si aumenta la produttività, e questo perché il tasso di conversione è molto più alto, quindi serviranno meno ore per vendere un maggior numero di prodotti, e al tempo stesso non si va neanche a disturbare coloro che non hanno interesse, almeno da un punto di vista statistico, a effettuare un acquisto perché non hanno interesse in quel determinato prodotto. Quindi ci sono tutta una serie di iniziative che un contact center moderno potrà svolgere, e questo crea appunto il problema del mismatch di non tanto di competenze, perché in quel caso si può intervenire con della formazione, ma in alcuni casi anche proprio di potenziale del personale che oggi è presente nei contact center. Quindi sicuramente anche la mancanza di nuovi volumi, quindi un settore che è in contrazione con una forte rigidità del mercato del lavoro, pongono dei temi molto difficili, molto difficili da risolvere sul tema di adeguamento della forza lavoro a esigenze che sono completamente diverse. C'è un cambio generazionale della tecnologia che ha una velocità difficilmente riscontrata in passato in altre rivoluzioni. Prima veniva citato le principali aziende che 50 anni fa non c'erano, probabilmente possiamo parlare anche di 15 anni fa, se abbiamo in mente gli over the top, no? Google, Facebook, Apple, quindi la velocità con cui delle aziende hanno guadagnato il vertice a livello mondiale di importanza, non solo da un punto di vista di dimensione di fatturato, di utili, ma anche nell'impatto nella vita che noi abbiamo, che ha avuto delle tempistiche estremamente compresse. Grazie mille. Allora, abbiamo evocato nel corso di questa sessione il problema fondamentale della produttività, che è un problema in Italia legato alla
marcata crescita della produttività nel settore industriale, che sappiamo essere il settore più produttivo in tutti i paesi. Abbiamo parlato degli obiettivi che l'Europa si è fissato e della necessità poi a livello di ciascuno Stato membro di implementarle e eseguirle. Abbiamo parlato di esperienze positive, assolutamente di avanguardia, in un quadro che appunto potrebbe lasciare il spazio alla desolazione, invece ci sono delle esperienze assolutamente di avanguardia. In tutto questo come si muove il Ministero, il Governo, e soprattutto lei due giorni fa sul foglio ha parlato di un ritorno, anzi di una necessità di passare dallo stadio della politica industriale come chiacchiera da bar a un momento invece che non è solo propositivo ma anche di esecuzione. Il giorno dopo Franco De Benedetti ha risposto molto piccato mettendo in rilievo invece tutti i limiti della politica industriale. Qual è la proposta e qual è la sua reazione alle critiche che adesso possiamo poi condensare in due secondi di Franco, che portano soprattutto sulla scarso successo della politica industriale in passato e su una sua lettura dei processi innovativi nelle economie, soprattutto americane, che a suo avviso poco devono alla politica industriale. Qual è la sua proposta e qual è la sua reazione a questa critica? Beh, intanto mi scuso per il ritardo, ma da quando da poche settimane ho trasferito la famiglia qua a Roma, mio figlio ha deciso di visitare tutte le strutture sanitarie della città, quindi insomma, è un po' di tempo che passo i miei pomeriggi all'ospedale, e di questo mi scuso con voi. Fortunatamente mi hanno chiamato, mi ero completamente dimenticato di questo convegno perché ero indaffarato nel prestare le cure d'urgenza a mio figlio. Fortunatamente mi hanno chiamato, mi hanno come dire, richiamato all'ordine, però mi fa molto piacere essere qua e intervenire. Allora, lei ha toccato tantissimi temi, in primis vabbè, fatemi dire che nel momento in cui uno cita il nome politica industriale, a Franco De Benedetti viene subito un trombo immediato, quindi è impossibile, come dire, riuscire a dialogare su questo fronte. Però io credo che un discorso non ideologico, pragmatico, animato da un approccio, come dire, concreto sul tema, diciamo, dell'industria, chiamiamo, non tocchiamo questo tema politica industriale che ogni volta crea delle reazioni immediate, sull'industria c'è da fare, per tanti motivi. C'è da fare perché l'industria in questi anni ha patito moltissimo, in termini di fatturato, di produttività, di occupazione, e dentro l'industria ci sta il cuore pulsante della crescita, ma non solo della crescita economica, ma come diceva il dottor Vecchi, della coesione sociale, della sostenibilità, della nostra convivenza civile, della nostra democrazia, cioè ci sta dentro tutto, dell'innovazione, della ricerca, quindi penso che senza industria, ecco, i paesi avanzati rischiano molto. Bisogna fare ovviamente un discorso sull'industria, che sia un discorso che sia capace anche di guardare al passato, a tanti errori che sono stati fatti, e Franco De Benedetti ne mette in evidenza tanti, però secondo me è un discorso non da bar, in maniera un po' seria va a mio avviso fatto, e va fatto in maniera molto particolare in questa fase. Questo convegno giustamente parla di problema della governance europea, no? Perché credo che l'industria possa contribuire in maniera molto forte al tema dell'integrazione europea. A noi manca moltissimo in Europa, io la chiamo l'integrazione dal lato dell'offerta, che sono le infrastrutture, diciamo, da una parte, ma che sono a mio avviso la sempre crescente integrazione che c'è a livello europeo tra pezzi importanti della propria industria e la scarsa offerta di integrazione europea che troviamo su altri fronti. Quindi credo che uno degli esempi dei portati forti di Industria 4.0 è la crescente integrazione che si va a creare tra sistemi industriali complessi, articolati, ma ormai sempre più transnazionali, sempre più transnazionali, e sempre meno settoriali, sempre più incrociati anche a livello di settore. E quindi credo che anche dal lato dell'industria si crea un'esigenza, una domanda forte di integrazione europea. I problemi del passato. I problemi del passato sono tantissimi. Lei ha toccato il tema della produttività. Sul tema della produttività questo paese è in una condizione, diciamo, di encefalogramma piatto da diverso tempo, però su questo bisognerebbe fare qualche analisi più approfondita, perché noi abbiamo imprese,
soprattutto le imprese, diciamo, medie, chiamiamole le medie, che in termini di produttività hanno avuto delle performance eccezionali in questi anni, del tutto simili a quelle della Germania o addirittura superiori a quelle della Germania. Poi abbiamo una platea ampia invece di micro, piccole imprese, direi, che stentano, faticano in maniera molto forte a generare produttività. Poi sulla produttività bisogna dire, ma produttività di che cosa? Perché noi ci concentriamo spesso sulla produttività del lavoro, in un mondo in cui il fattore produttivo lavoro sta diventando un pochino sempre meno importante, ma in cui invece il capitale, la finanza, con la digitalizzazione, i dati stanno diventando un fattore di produzione fondamentale per creare competitività. Allora dovremmo andare a vedere più, diciamo, una visione un po' più disarticolata della produttività. Ad esempio in Italia bisognerebbe andare a guardare in maniera un pochino più attenta la produttività del capitale, su cui l'Italia avrebbe da fare qualche riflessione, perché noi abbiamo avuto, e ci sono segnali, evidenze abbastanza ormai importanti, un'allocazione del capitale non proprio ottimale. Abbiamo investito negli ultimi anni tanti capannoni, tanta capacità produttiva in eccesso, per tanti anni c'è stato troppo credito facile per certi aspetti, che ha spesso generato investimenti subottimali. Io sono biellese di origine, ricordo la trasformazione industriale dell'area, diciamo, che va da Biella verso l'autostrada Torino-Milano, che negli anni 90 si è popolata in una maniera impressionante di capannoni, anche per politiche di incentivazione del governo che tendevano a muoversi in quella direzione. Oggi quell'area lì è una lunga distesa di capannoni sostanzialmente vuoti. E quindi bisognerebbe un po' tornare a definire un po' meglio di che tipo di produttività vogliamo parlare, su che tipo di produttività vogliamo investire. Quindi c'è una necessità forte per tornare a crescere, tornare a mettere l'industria al centro, tornare a riavviare un sentiero di crescita della produttività. Se certamente c'è una necessità di investire di più, e questo c'è, perché uno dei problemi della crisi, si è parlato molto nella crisi, è stato il problema della riduzione della domanda interna, i consumi. In realtà uno dei problemi forti della crisi è stato il congelamento, il vero e proprio sciopero degli investimenti, e pubblici e privati. Quindi bisogna tornare a crescere, bisogna tornare a investire di più. Su questo l'Europa qualcosa ha iniziato a capirlo, il piano Juncker, questo discorso sugli investimenti si sta prendendo piede, anche se con meccanismi complicati, difficili, farraginosi, non proprio banali, ma soprattutto a mio avviso bisogna tornare a investire meglio, molto meglio, esprimendo una maggiore capacità di allocare in maniera corretta le risorse. Su questo la finanza è importantissima, bisogna ad esempio, tornando a parlare di politica industriale, bisogna evitare di tornare a creare quella distonia o quella incomunicabilità tra industria e finanza. Bisogna far sì che una politica industriale si accompagni a una politica del credito, a una politica dei mercati finanziari. E anche su questo l'Europa ha iniziato a muovere dei passi importanti. Il progetto della Capital Market Union credo sia molto importante per creare finalmente un mercato di capitale europeo degno di una potenza economica e industriale come l'Europa. Però su questo dobbiamo muoverci, perché ad esempio, non me ne vorrà Franco De Benedetti, ma gli Stati Uniti ad esempio utilizzano il loro mercato dei capitali per convogliare risorse in maniera molto importante sull'economia nazionale, sull'industria nazionale, sul settore dei servizi nazionali. Noi lo facciamo pochissimo. Noi abbiamo un mercato dei capitali che fino all'altro, a poco tempo fa, era estremamente poco liberalizzato. Per cui la piccola media impresa, in particolare l'impresa, diciamo, non quotata, o andava dalla banca o andava dalla banca, punto. C'è stata un'importante riforma, di cui anche sono un po' stato elemento propulsore, che ha liberalizzato la possibilità della piccola media impresa italiana di rivolgersi al mercato di capitali, di emettere strumenti obbligazionari, di avere un'interlocuzione un po' più evoluta con la finanza. Ma su questo bisogna proseguire, perché noi non possiamo pensare in Europa di avere un'enorme quantità di risparmio che oggi è congelata, che oggi è sostanzialmente congelata. Abbiamo un surplus del lato privato molto forte che non trova opportunità di investimento significative in Europa, quando abbiamo un gap di investimenti pazzesco,
dalle infrastrutture materiali alle infrastrutture energetiche alle infrastrutture digitali, ci sarebbe la necessità di scongelare questa enorme quantità di risparmio e cercare di convogliarne una parte senza per questo avere timore di derive interventiste, di derive capaci di creare un'allocazione del capitale distorta, ma si tratta di creare le condizioni affinché il risparmio europeo possa essere finalmente investito nei progetti europei di crescita europea. In tutto questo si interseca una vera e propria, io non so se chiamarla rivoluzione industriale, ma certamente un cambiamento profondo, e a me ha fatto piacere sentire il dottor Vecchi capirne l'importanza, non appunto industria su industria, cioè qua non si tratta più e solo di ottimizzare le fabbriche e di digitalizzare i processi, è un aspetto importante, un aspetto di efficientamento su cui comunque le imprese l'avrebbero comunque fatto, ma si tratta di cogliere la vera e propria rivoluzione che sta dietro a, da una parte, l'enorme quantità di informazioni e di dati con cui oggi si può lavorare, che oggi costituiscono una vera e propria nuova materia prima su cui lavorare, e dall'altro il fatto che ormai industria, società, cliente finale, grazie anche alle tecnologie, possono comunicare in una maniera potenziata impensabile fino a poco tempo fa. E questo cambia completamente i rapporti, fa sì che ormai l'industria, ad esempio, non debba solo pensare ai prodotto, ma debba pensare sempre di più in termini di servizio. E questo cambia completamente il rapporto con il cliente finale, con il cliente intermedio, cambia completamente i rapporti di filiera, fa sì che l'integrazione di filiera possa, e questa è una grande opportunità che ha l'Italia, ovvero il posizionamento strategico dei singoli operatori all'interno della filiera, faccia da premio rispetto alla classe dimensionale di quel singolo operatore. Quindi la classe dimensionale in una rivoluzione Industria 4.0 diventa un pochino meno importante rispetto al passato, e questo potrebbe aprire delle opportunità molto forti per il nostro tessuto di piccola e media impresa, che invece avrebbe da cogliere tantissime opportunità grazie alla sua capacità di gestire in maniera snella, spesso efficiente e flessibile, mercati che si fanno sempre più volatili, difficili da gestire. E in più, fatemi dire un altro elemento importante, ormai le produzioni non saranno più produzioni di serie, ma si va sempre di più verso una customizzazione sempre più particolare, verso una sorta di industrializzazione dell'artigianato, in cui le produzioni saranno sempre più piccole, sempre più customizzate, sempre più personalizzate. Bisognerà quindi essere capaci non solo di gestire la fabbrica in real time, chiamiamola così, e ottimizzando tutti i processi, ma anche di cogliere bisogni, esigenze, domande inespresse della società, del cliente finale, e gestirle in maniera industrializzata, non più in maniera solo e unicamente artigianale. Quindi ho messo tanta carne al fuoco. L'importante è capire che anche dal lato dell'industria, secondo me, ci sarà crescentemente una voglia e un'esigenza di integrazione europea. E secondo me bisogna creare, come è stato, se vogliamo, l'Euratom o la CECA ai tempi degli albori dell'integrazione europea, secondo me creare una maggiore alleanza delle industrie a favore dell'integrazione europea. Questo un po' manca oggi, perché si parla di integrazione europea di fronte ai problemi della nostra contemporaneità, al nuovo problema delle migrazioni, al problema della democrazia, ma bisogna, secondo me, tornare anche a parlare della necessità di integrazione europea per supportare l'integrazione industriale in Europa. C'è il tema degli investimenti, su quale l'Europa, secondo me, deve dare un po' un colpo d'ala un po' più forte, perché finora il piano Juncker è ancora un po' scritto nel libro delle intenzioni, ma io lo vedo poco calato nella realtà delle cose. Bisogna utilizzare, ad esempio, la BEI in maniera molto diversa, a mio avviso, in maniera molto più risk prone, con più capacità di assorbire rischio, anche perché, e qua aggiungo un'altra cosa sull'integrazione tra industria e mercati finanziari, noi ci siamo dotati di una regolamentazione prudenziale europea
Per cui oggi le banche europee non possono più fare come hanno fatto fino all'altro ieri da magazzino indifferenziato di rischio. Non fanno più risk warehousing, perché hanno ormai assorbimenti di capitale molto forti e non riescono più a moltiplicare il risparmio che viene loro depositato verso una moltitudine di impieghi come facevano prima. E allora o si crea un mercato dei capitali forte, capace di funzionare, capace di intermediare in maniera più diretta risparmio e investimento, oppure bisogna mettere in gioco banche, non dico pubbliche, ma banche capaci di andare a intervenire sui grandi progetti europei, però anche capaci in qualche maniera di assorbire un po' di rischio. E quindi anche questo è un altro tema secondo me cruciale che andrebbe spinto molto di più. Cosa sta facendo l'Italia? Beh, in primis noi siamo molto impegnati come obiettivo, non chiamiamolo di politica industriale, sennò la gente reagisce male, ma chiamiamolo di politica economica, ok? Forse questo è più palatable. Come obiettivo di politica economica, investimenti, rilancio fondamentale degli investimenti e poi qualificazione di questi investimenti. Noi abbiamo bisogno di investire di più in ricerca e sviluppo, abbiamo bisogno di investire di più in innovazione, abbiamo bisogno di investire di più, diciamo, nelle infrastrutture digitali e nei sistemi abilitanti delle infrastrutture digitali, e quindi dobbiamo connotare i nostri investimenti in maniera molto più forte. E poi secondo me, e su questo io sono abbastanza personalmente impegnato, su questo tema dell'industria 4.0, sulla sua portata sia in termini economici, sociali e di ricadute anche etiche, anche mi è piaciuto il suo riferimento, bisogna fare molta più pedagogia, molta più comunicazione, comprendere un po' il guado in cui siamo e dove possiamo cogliere delle opportunità ed evitare delle minacce. Su questo il Ministero dello Sviluppo Economico sta costruendo un documento di posizionamento nazionale sui temi dell'industria 4.0, lo stiamo iniziando a distribuire, apriremo anche una sorta di consultazione su questo documento, in maniera di creare consapevolezza, di creare maggiore conoscenza di queste tematiche, di creare anche una politica a favore di queste evoluzioni e soprattutto di candidare l'Italia, assieme alla Germania, ma anche la Francia si sta muovendo in questo senso, a costituire quel gruppo di paesi che possono invocare tramite ai temi della nuova rivoluzione industriale europea un tema forte di spinta verso l'integrazione tra i paesi membri. Grazie. Legato a questo punto più al ruolo dell'Europa nel mondo più che al ruolo dell'Italia in Europa e quello che l'Europa fa fare per l'Italia, e dove c'è una competenza, sappiamo che in politica industriale c'è un principio di sussidiarietà, ma nel caso invece della politica degli investimenti c'è sempre di più una competenza europea. Ora, il paradosso italiano e europeo in generale è che siamo percepiti come chiusi. Le reti non attraggono abbastanza investimenti, ma invece gli unici che sembrano interessarsi alle reti italiane ed europee, o sto esagerando, ma chi lo sta dimostrando molto, sono i cinesi. Questo solleva degli interrogativi dal punto di vista della strategia di difesa degli interessi strategici dell'Europa o dell'Italia. L'Italia in particolare è stata interessata da molte operazioni, ma anche altri paesi, non necessariamente soltanto i paesi più a rischio dell'Europa meridionale, perché abbiamo visto investimenti cinesi anche in Inghilterra, in Francia, nelle reti, anche in Germania. Come deve fare l'Italia per gestire questo interesse da parte dei cinesi, ma anche di altri paesi al di fuori dell'Europa, laddove nel resto del mondo ci sono sicuramente maggiori ostacoli, sia agli investimenti da parte di cinesi o altri paesi, per esempio gli Stati Uniti, sia agli investimenti in complesso europei nelle reti cinesi o nelle reti arabe o nelle reti russe? È un interrogativo sostanziale di cui vale la pena dedicare attenzione, oppure in un momento in cui nessuno investe nelle reti europee ben vengano gli investitori cinesi? Ma io penso che il problema ci sia, ma che è soggetto, come dire, volto a
a reazioni non razionali ma emotive. Come Presidente della Cassa Depositi e Prestiti ho avuto la responsabilità di negoziare con i cinesi investimenti di una qualche rilievo, diciamo. I cinesi hanno investito nell'ultimo anno e mezzo nel gruppo Cassa Depositi e Prestiti 2 miliardi e rotti pagati cash in CDP Reti, che è la società che controlla Snam Eterna, quindi le reti energetiche, le principali reti energetiche italiane. Hanno investito 400 milioni acquisendo il 40% di Ansaldo Energia, quindi una società leader, adesso con l'ultima operazione incentivata dalla Commissione Europea, che è collegata all'acquisizione da parte di Siemens di alcune attività di Alstom, sarà la terza società al mondo nel settore della produzione di turbine a gas per la produzione di energie elettriche. Ho firmato con China Development Bank un accordo di coinvestimento per 3 miliardi di euro. Quindi, diciamo, nel giro di un anno e mezzo sono all'incirca 6 miliardi, poi c'è la quota di fondo strategico acquisita da China Investor Corporation, circa 6 miliardi di investimenti cinesi. La caratteristica è che sono partecipazioni di minoranza, partecipazioni rilevanti, ma partecipazioni di minoranza. Nel caso di CDP Reti la cosa singolare è che se avessero utilizzato le stesse risorse per acquisire in borsa gradualmente una partecipazione Snam e una interna, avrebbero, sulla base delle regole del nostro codice civile, delle regole statutarie delle due società, ottenuto di avere una presenza nei consigli di amministrazione delle due società maggiore di quella che hanno tramite l'acquisizione di una partecipazione di minoranza in una società non quotata, unlisted, come è CDP Reti, che peraltro hanno pagato a un valore a premio rispetto ai valori di borsa delle società controllate. Quindi, come dire, si tratta in questi casi di partecipazioni, come peraltro quelle che importanti società cinesi hanno acquisito in alcune grandi banche italiane e così via, di partecipazione che indicano, come dire, un interesse a investire in Italia che non è necessariamente quello di controllare o di acquisire asset italiani. Dentro a questo c'è probabilmente, io mi sono fatto questa idea anche attraverso il rapporto con loro, che hanno identificato l'Italia come uno dei paesi che ha buone prospettive di sviluppo. Teniamo conto che in termini di dimensione assoluta le partecipazioni cinesi, gli investimenti cinesi in Italia sono nettamente inferiori a quelli che hanno fatto in UK e a quelli che hanno fatto in Francia. Se non erro ce la battiamo con la Germania, ma sono inferiori a quello che hanno fatto in UK e in Francia, anche se sono molto cresciuti. L'Europa è importante per la Cina, è importante anche perché in alcuni casi, e noi questo abbiamo già dei segnali, può essere un alleato strategico in investimenti in altre parti del mondo, per esempio in Africa. È importante perché i cinesi hanno un chiaro interesse ad accreditarsi in Europa come dei partner e degli azionisti affidabili e costruttivi in vista della partita che sotterraneamente si è già aperta e che però formalmente si dovrà aprire più avanti, che è quella della riforma del sistema monetario globale.
chiaramente i cinesi pensano a un sistema multistandard, diciamo, in cui sia ridimensionato il ruolo, diciamo, egemone del dollaro a vantaggio dell'euro e del renminbi in un sistema, diciamo, multivalute. Da questo punto di vista, quindi, io credo che vada vista questa cosa in senso positivo. Ovviamente ci sono dei casi in cui l'ingresso di società cinesi, soprattutto se mira al controllo, può essere, come dire, può avere come obiettivo quello della cattura. Della cattura, della diffusione di loro tecnologie che poi rendono, come dire, captive di queste tecnologie. Però se siamo capaci di gestire questi investimenti ne possiamo, come dire, esprimere le parti positive. Nel caso di Ansaldo Energia, questa importante società cinese che è Shanghai Electric ha acquisito il 40%, il fondo strategico ha il 45% e salirà al 60% quando ci sarà l'esercizio della put di Finmeccanica, c'è un put and call tra le due società. Questo accordo è stato associato a due accordi che hanno previsto la costituzione in Cina di due società, una a maggioranza Ansaldo Energia, che svilupperà le tecnologie delle turbine di nuova generazione con un contributo a fondo perduto di $1 miliardi del governo cinese. Ora, è significativo il fatto che questo avviene in una società a maggioranza italiana che utilizza un importante contributo del governo cinese, naturalmente in un paese nel quale non esiste divieto di aiuti di Stato, no, che gli consente di operare senza, diciamo, particolari negoziazioni con un'autorità di controllo. La prospettiva in questo caso è di fare di Ansaldo Energia uno dei grandi player leader al mondo, in sostanza con Siemens, General Electric e Mitsubishi, in una situazione in cui, come si è visto con la vicenda di Alstom, Ansaldo Energia rischiava di essere messa fuori mercato rispetto ai grandi leaders del settore. Oggi questa prospettiva non c'è più perché l'alleanza strategica con Shanghai Electric consente di aprire il mercato cinese che, grazie alla la decisione strategica di trasformare la produzione di energia elettrica basata essenzialmente sul carbone in una produzione che invece utilizza oggi il gas che verrà dalla Russia e in un domani lo shale gas di produzione cinese, ha bisogno di trasformare gli impianti di produzione elettrica utilizzando le turbine a gas. Quindi si apre un mercato che da solo sarà il 35-40% del mercato mondiale della domanda di turbine a gas, che è la produzione tipica di Shanghai Electric. Quindi mi pare che questa cosa vada vista senza... Se mi è consentito una battuta sola per dire una serie di cose che si possono fare ancora sul settore della produttività. Se si decidessero le nostre organizzazioni imprenditoriali e i sindacati ad arrivare a una conclusione nella revisione del modello contrattuale in modo da spostare le decisioni sugli incrementi salariali il più possibile verso la contrattazione di secondo livello, aziendale dove è possibile, o per distretti o cluster territoriali, in modo che gli aumenti retributivi siano collegati agli aumenti di produttività e ai risultati aziendali, no? E non a andamenti come l'inflazione o così via. Questo darebbe un grandissimo contributo a incentivare gli incrementi di produttività. E questa è una decisione.
i negoziati sono in corso da tempo, l'impressione che io ho è che le grandi organizzazioni imprenditoriali non spingono a sufficienza in questa direzione, perché c'è un controinteresse dell'organizzazione, nel senso che in Confindustria no, perderebbe peso l'organizzazione nazionale rispetto alle organizzazioni territoriali. Il Presidente del Consiglio ha lanciato un messaggio che io credo sia di straordinario interesse. Sbrigatevi a farlo, o altrimenti il governo a un certo punto interverrà. Allora, sono quegli interventi che fanno gridare Susanna Camusso alla perdita di democrazia nel nostro Paese, però io credo che sia sacrosanto da questo punto di vista. È una sorta di chiamata a assumersi le responsabilità di una decisione che sarebbe importantissima per il Paese. Occorre che qualcuno responsabilmente dica: se non lo fate, se continuate a tirare il lungo, lo state facendo da alcuni anni, beh, a un certo punto il governo si assumerà le responsabilità di assumere una decisione che è importante strategicamente per la competitività del Paese. Ripeto, il problema della produttività è rimasto il nostro indicatore più... è vero quello che ha detto Stefano Firpo, è vero che se noi scomponiamo le imprese noi abbiamo un segmento che ha incrementi di produttività di livello tedesco e anche meglio, e poi abbiamo la pubblica amministrazione. Guardate, questa storia contrattuale vale anche la pubblica amministrazione. Io sarei per dire nessun incremento, adesso si riaprono i contratti, nessun incremento retributivo a livello nazionale per il pubblico impiego. Colleghiamoli agli incrementi di produttività e ai risultati, in tutti i casi, e sono tanti, in cui il miglioramento della produttività si può misurare. Poi certo, la produttività delle ambasciate non le si può facilmente misurare, in quei casi lì non useremo questo indicatore, ma per il resto facciamo incrementi solo collegati alla produttività. E allora la gente è anche capace di capire che la pubblica amministrazione può costare qualche cosina in più se questo è collegato a un effettivo miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi ai cittadini e alle imprese. Questo funziona? Made in China. L'unico, la mia domanda voleva essere provocatoria, ma la mia risposta sarebbe stata molto simile alla tua, non era. Un altro punto in cui l'Europa viene accusata di essere un po' ingenua è nei suoi negoziati con gli Stati Uniti. L'agenda digitale rientra nei negoziati con gli Stati Uniti. Come, intanto è un'accusa di ingenuità che ha un senso, oppure in realtà l'Europa sta difendendo bene i suoi interessi in questa che comunque è percepita e forse è anche una corsa alla supremazia nell'economia digitale? E all'interno dei negoziati del TTIP cosa sta succedendo, ovviamente per quanto si possa divulgare? Prima di tutto, ogni volta che l'Europa parla di mercato interno e ha ricominciato a parlare di mercato interno anche digitale, dall'altra parte dell'Atlantico si comincia a dire protezionismo europeo. Beh, se c'è un sistema economico aperto al mondo, questo è il sistema europeo, è il sistema economico più aperto al mondo. Non ci sono restrizioni alla proprietà, non ci sono restrizioni agli investimenti, non ci sono restrizioni alla ricerca e sviluppo. Se prendiamo i 14, quasi 15 miliardi di euro che la mia direzione generale mette a disposizione per gli investimenti sul digitale, imprese stabilite in Europa possono avere le stesse chance di imprese di proprietà europea. E non, questo non avviene... No, ma scusa, infatti la mia considerazione sì, era proprio sull'ingenuità. Sto arrivando. Beh, insomma, che gli europei siano ingenui, questo non credo che sia... è una provocazione giusta, ma ovviamente il tema del TTIP, del Trattato di Commercio con gli Stati Uniti, è una delle grandi priorità di Juncker, quindi il piano dei 10 priorità di Juncker, una delle 10 è concludere entro il mandato della Commissione Juncker i negoziati con gli Stati Uniti, e quindi per noi è un tema prioritario, è un tema importante.
le rappresentazioni caricaturali sui trattative che vengono svenduti pezzi d'Europa, pezzi degli Stati Uniti, ovviamente lasciano un po' il tempo che trovo. Si tratta di un accordo importante, si tratta di un accordo che in prospettiva crea la più grande area di libero scambio del mondo, e quindi un sistema di commercio e di scambi importante, e questo riguarda anche il digitale, dove ovviamente ognuna delle due parti che negozia ha le sue punti di forza e punti di debolezza. Chiaramente le grandi piattaforme internet vengono dagli Stati Uniti, ma per esempio il più del 60% della produzione mondiale, delle vendite mondiali di apparati di telecomunicazione sono europei. Quindi voglio dire, ognuna delle due parti ha qualcosa da mettere sul tavolo come interessi offensivi e qualcosa come interessi difensivi. Quindi devo dire, fra i tanti temi del TTIP, il tema del digitale non è il tema più acuto. Ci sono discussioni, ma le regole da entrambi i lati sono regole che favoriscono la concorrenza, che favoriscono gli investimenti, quindi grandi temi di scontro non ci sono. Ci sono questioni molto importanti al lato del TTIP, ma non sono parte del TTIP, che riguardano lo scambio di dati. Quindi ci sono altri due negoziati in corso. C'è il negoziato sul tema del safe harbor e c'è il negoziato sul cosiddetto accordo ombrello. Quindi in due parole, safe harbor riguarda i doveri delle imprese nei riguardi del trattamento dei dati. Ciascuno delle due parti che negozia ha un suo ordinamento interno, molto più codificato quello europeo, meno codificato quello americano, e esiste questo accordo che quindi un po' scandisce come da una parte all'altra dell'Atlantico le imprese devono operare. Su questo, dopo lo scandalo Snowden e quindi l'emersione del tema del controllo di massa da parte del governo degli Stati Uniti, ovviamente l'Europa chiede delle garanzie ben diverse rispetto in passato. E stesso tema riguarda il cosiddetto accordo ombrello per quanto riguarda appunto le regole di ingaggio sul trattamento giuridico dei cittadini per quanto riguarda i dati nelle due parti dell'Atlantico, dove entrambi, devo dire, sia sul safe harbor sia sull'accordo ombrello si stanno facendo passi avanti importanti, e quindi se adesso il Senato degli Stati Uniti approverà alcune modifiche alle leggi degli Stati Uniti che riguardano in particolare la possibilità dei cittadini europei di avere diritto di ricorso negli Stati Uniti per quanto riguarda il trattamento dei dati, credo che per quanto riguarda l'accordo ombrello si potrà arrivare a una conclusione positiva, e stessa cosa per Safe Harbor se gli Stati Uniti faranno dei passi avanti. Quindi il tema che veniva evocato prima dei big data, il tema di quello che si chiama i flussi di dati, è un tema importante, non è solo del TTIP, è di tutte le relazioni che abbiamo con gli Stati Uniti. Devo dire che negli ultimi mesi si stanno facendo passi avanti di comprensione reciproca e della comprensione da parte degli Stati Uniti che i cittadini europei hanno diritto a essere protetti anche nel sistema legale degli Stati Uniti. Grazie mille. Tre domande telegrafiche e un po' di provocazione continuando questa falsa riga. L'Europa sta facendo abbastanza per difendere il Made in Europe? L'Italia ha qualche cosa di cui lamentarsi? Ma questa è una battaglia, sì, è una battaglia che va avanti ormai da diverso tempo. Si era arrivati a un punto di potenziale compromesso restringendo sostanzialmente la tutela del Made in ad alcuni settori su cui l'evidenza empirica sembrava giustificare questa opportunità. Nemmeno su quel compromesso si è trovato un accordo politico, e temo che su questa vicenda si andrà avanti un po' schierati su fronti molto contrapposti, in particolare su un asse che trova in questo caso l'Italia e la Germania ancora distanti. Noi continueremo a lottare su questo fronte, siamo arrivati molto vicini, c'è anche un consenso importante a livello europeo sulla questione del Made in, tale da poter persino
costituire una sorta di sindacato di blocco sull'intero pacchetto, però è ancora, sarà ancora oggetto di battaglie, certamente. Daniele Vacchi, nessuno vuole investire in Italia, l'Italia è un paese dove non si può fare impresa, le imprese delocalizzano, eppure in Emilia Romagna negli ultimi mesi tre grossissimi investimenti internazionali, Philip Morris, la Audi e la BASF, quindi centinaia di milioni investiti da imprese che avrebbero potuto fare i loro investimenti altrove. Tante spiegazioni. Mi chiedo se la spiegazione vera non possa essere magari il fatto che ieri a Bottura, che aveva parcheggiato la macchina, la Maserati, di fronte al ristorante, cioè all'ufficio nel suo caso, abbiano dato la multa, magari altrove non gliel'avrebbero data. Non è che la questione fondamentale sia la governance, che in alcune parti d'Italia la governance, la lotta alla corruzione, il buon governo si realizza effettivamente, tanto che anche un chef star può essere multato e altri posti in Italia invece fare imprese è più difficile per quello, perché poi tutto il resto si può aggiustare, quello magari no, il buon governo. Beh sì, certo, questo funziona. Allora io sì, credo che giunti a quest'ora probabilmente possiamo anche fare qualche piccola battuta su questi temi divertenti dell'imprenditorialità. Era la terza I, inglese, mi è venuto in mente adesso, perché parlava di imprenditorialità, è così difficile fare imprenditorialità, inglese, informatica e imprenditorialità, era l'idea di inserire nel sistema formativo queste tre dinamiche. Sì, è difficile fare imprese in Italia, non si capisce perché, la barriera all'ingresso dell'identità imprenditoriale sia più difficile in Italia che in tanti altri paesi del mondo. Poi anche sul tema, cioè, qualche piccola precisazione, se non vado errato ricordo aver letto una statistica in cui, sempre tornando alla produttività, il 98% delle imprese italiane sono piccole, no? E quindi se io spendo in burocrazia 45 o 49 giorni uomo e un'impresa di 5 persone, in un'impresa come la nostra di 4.000 dipendenti neanche ce ne accorgiamo. Ma cosa succede alla produttività di un'impresa di 4 persone se una deve passare 45 giorni in un anno a fare burocrazia? Cioè effettivamente quando l'idea che mi piace moltissimo, che si farebbe impresa più facilmente se il costo dell'amministrazione pubblica fosse tarato a livello locale sulla efficienza del sistema produttivo locale, sarebbe molto più divertente. Non so se ci si arriverà mai, però mi sembrerebbe già un paradigma innovativo. Io adesso quello che veramente mi sta a cuore è immaginare invece questo percorso un po' visionario in cui tutta la parte dell'innovazione che stiamo cominciando a pensare in accordo con gli utenti finali, quindi con i nostri end user, nel sistema industriale, quindi l'Internet of Things, i big data, la stampa digitale, il co-design, tutte queste cose che stanno cominciando, sulle quali stiamo cominciando a investire e che fanno parte della conoscenza comune. Tu dicevi sì, investono, come mai si investe magari le multinazionali, investono ancora a Bologna, nel territorio bolognese? Perché c'è questa conoscenza multidisciplinare diffusa anche al di là, sempre tornando alle infrastrutture, l'infrastruttura formativa, prima dicevo l'infrastruttura informatica, ma l'infrastruttura formativa abbiamo decisamente non solo non avuto una politica industriale, abbiamo avuto un'ideologia anti-industriale. Le scuole tecniche ne hanno sofferto moltissimo. Noi abbiamo delle scolaresche in visita quasi tutti i giorni e non gli allievi, ma gli insegnanti alla fine ci chiedono dove sono gli operai, non li abbiamo visti, perché non capiscono che l'impresa è un'altra cosa da quello che hanno in mente. Allora, se per riuscire a riprendere una relazione diversa tra il mercato e il sistema imprenditoriale, queste nuove tecnologie sono importantissime, perché assegnano un ruolo al cittadino. Nel giro di un tweet, 5 anni fa, se non vado errato,
la più grande industria cosmetica al mondo ha perso il 10% del fatturato su un tema etico. Vi ricordate la vivisezione? In un minuto 100 milioni di confezioni. Questo è molto significativo di come, se noi riusciamo ad assegnare un ruolo nuovo al consumatore, lui diventa, non dico imprenditore, che sarebbe un po' un sogno, ma diventa anche produttore per delega, e questa nuova declinazione diventa la forza dell'Europa proprio per quegli elementi di maggiore libertà individuali che ci sono in Europa e che non riusciamo a declinare per trasformarli in forza industriale. Questa sarebbe l'idea. E mi piacerebbe che questa discussione la si facesse molto più volte, molto più spesso e magari anche con dei dati, perché secondo me i dati sono tutti a favore di questa iniziativa, di questo concetto di sviluppo del sistema industriale europeo basato su un nuovo rapporto tra l'industria e la società. Non so se ho risposto alla tua domanda, spero di sì. Quasi tutto per i dati, puoi chiedere a NOMISMA per l'anno prossimo, ve li facciamo. E l'ultima domanda è a Teleperformance, se immagino voi spesso concorriate con le altre filiali in giro per il mondo per dei call, per degli investimenti, se avessi per 30 secondi la penna di un ministro, quale sarebbe la cosa fondamentale che faresti per vincere il prossimo call del gruppo Teleperformance per un investimento del gruppo, per portarlo in Italia e battere la concorrenza? Una cosa. Sì, la natura, noi siamo un'azienda di servizi molto labor intensive, una cosa è dare certezza delle regole del lavoro. Dal 2005 ad oggi non siamo riusciti a spiegare al board, che è europeo, americano, come si può pagare delle tasse l'IRAP se si è in perdita, come si può passare da dei collaboratori al progetto che poi diventano diciamo così, contratti irregolari, vanno assunti, poi 2 anni dopo cambia la legislazione, allora si può tornare a fare call center con i contratti al progetto, quindi si va fuori mercato. Cioè, questo è impossibile da spiegare alla quarta volta, cioè si perde di credibilità. Allora, o è il management che prende decisioni sbagliate, o se c'è la fiducia del management, diciamo, si assiste con divertimento a questi cambi repentini di posizione. Un'ultima battuta, il fondatore, che è Daniele Giuliano, un francese, quando abbiamo spiegato la differenza tra operatori di customer care che ricevono le telefonate e quindi oggi devono essere dipendenti con contratto subordinato e coloro che invece fanno vendita, quindi fanno outbound e telefono, che sono collaboratori al progetto, dice: ma come, voi mi devo ricordare, ho risposto e sono un dipendente, o ho telefonato, ho chiamato e allora sono un collaboratore al progetto? Grazie mille, almeno adesso dovete spiegare lo Jobs Act, almeno qualcosa in inglese è stato fatto. Vi ringrazio moltissimo per la vostra partecipazione e penso che adesso ci sia una colazione fino alle 15. Grazie mille.